Le ho provate tutte. Dalla danza classica agli sci, dall'automobilismo alla box. Non c'era niente che mi facesse stare bene. Capivo che tutti gli sport praticati erano altrettanti gradini per raggiungere qualcosa di più importante, di più vasto, di cui ancora non mi rendevo conto. E aspettavo la mia ora. Non avrei mai pensato che il mio sogno fosse quello di diventare un'aviatrice, perché non volevo andare contro gli uomini, neanche contro mio padre, che non era del tutto convinto della mia scelta. Eppure era felice di vedermi appagata dopo il mio primo corso da pilota. Quando scalavo il cielo stavo bene, mi sentivo viva. Ho seguito il mio cuore. A 19 anni presi il brevetto. Avevo faticato tanto, ma il mio sogno si avverava. E finalmente una gara aperta alle donne. Sorvoliamo i cieli della Lombardia. Sono molto agitata perché era la prima gara a bordo di un aereo. Ma alla fine, nonostante le mie paure e le mie ansie, riuscii ad arrivare settima. Ma fu il raid europeo del 1932 a far conoscere a tutti la mia passione. Tra Copenaghen e Stoccarda mi accorsi di aver quasi finito il carburante. Feci un atterraggio di emergenza, sistemai il problema e ripartii. Quanta folla c'era ad accogliermi a Milano! Curiosi, giornalisti che rimasti colpiti dal mio atterraggio mi ribattezzarono Little Gabi. Ma non mi accontentai del risultato. Decisi di partecipare al raid asiatico con tappa iniziale Milano e arrivo a Delhi. Il 3 dicembre del 1932 feci la scelta sbagliata e cambiai rotta. Decisi di attraversare il deserto libico. Ero vicina all'oasi di Wadi El Ghelta. Immaginai il verde acceso delle palme, i datteri succosi, ma intorno a me tutto era sabbia, sabbia, sabbia. Non so fin dove arriverò. So che oggi sono felice e nessun'altra passione mi turba e nessuna cosa mi distrae. Io sono tutta e solo del volo.